Dal momento che la lettura di quest'oggi sarà piuttosto lunga, evito di perdere minuti con una lunga e prolissa introduzione e diamo immediatamente spazio alle parole di Manzoni. Vediamo quest'oggi la lettura e il commento della seconda metà circa del settimo capitolo dei Promessi Sposi, che ruota tutta intorno all'organizzazione del rapimento di Lucia. Buona lettura. Don Rodrigo, come abbiamo detto, misurava innanzi e indietro a passi lunghi quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia di varie generazioni. Qui si è tornati un po' indietro nel tempo. Dobbiamo immaginare che la discussione tra Don Rodrigo e Fra Cristoforo si sia appena conclusa. Don Rodrigo è da solo nella sala di ricevimento, che sta riflettendo su quello che è accaduto pochi minuti prima. Quando si trovava col viso a una parete e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici e dei suoi soldati, torvo nella guardatura, cioè con uno sguardo scuro che faceva paura, coi capelli corti e ritti, coi baffi tirati e a punta che sporgevano dalle guance col mento obliquo. Ritto in piedi l'eroe, con le gambiere, con i cosciali, con la corazza, coi bracciali, coi guanti, tutto di ferro, con la destra sul fianco e la sinistra sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava. E quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti e degli avvocati, a sedere su una gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un'ampia toga nera, tutto nero, fuorché un collare bianco con due larghe facciole e una fodera di zibellino arrovesciata, era il distintivo dei senatori, e non lo portavano che l'inverno, ragion per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate. Macilento, con le ciglia aggrottate, teneva in mano una supplica e pareva che dicesse: vedremo. Di qua una matrona, terrore delle sue cameriere. Di là un abate, terrore dei suoi monaci. Tutta gente, insomma, commenta il narratore, che aveva fatto terrore e lo spirava ancora dalle tene. Don Rodrigo sta passeggiando nel suo salone e si trova a contemplare, uno dopo l'altro, i ritratti dei suoi antenati. Lui è un nobile e l'ultimo di una lunga discendenza. E sembrano, dai dipinti, tutte persone di altissimo livello, capaci di incutere terrore negli altri. E lui? Alla presenza di tali memorie, Don Rodrigo tanto più si arrovellava, si vergognava, non poteva darsi pace che un frate avesse osato venirgli addosso con la prosopopea di Nathan. Nathan è un personaggio biblico dell'Antico Testamento. Era stato un profeta molto coraggioso che aveva affrontato a muso duro il re Davide per rimproverarlo di alcuni suoi peccati. Formava un disegno di vendetta, lo abbandonava, pensava come soddisfare insieme alla passione e a ciò che chiamava onore. E talvolta, vedete un poco, sentendosi fischiare ancora agli orecchi quell'esordio di profezia, vi ricordate, verrà un giorno, disse Fra Cristoforo, si sentiva venire, come si dice, i bordoni e stava quasi per deporre il pensiero delle due soddisfazioni. Finalmente, per fare qualche cosa, chiamò un servitore e gli ordinò che lo scusasse con la compagnia, dicendo che era trattenuto da un affare urgente. Tenete conto che ancora gli ospiti nella sala da pranzo. Quando quello tornò a riferire che quei signori erano partiti,
lasciando i loro rispetti, cioè i loro saluti, e il conte Attilio domandò, sempre camminando, don Rodrigo: è uscito con quei signori, illustrissimo? Bene, 6 persone di seguito per la passeggiata, subito, la spada, la cappa, il cappello, subito. Il servitore partì, rispondendo con un inchino, e poco dopo tornò portando la ricca spada che il padrone si cinse, la cappa, cioè il mantello nero che si buttò sulle spalle, il cappello a gran penne che mise e inchiodò con una manata fieramente sul capo, segno di marina torbida, cioè giornata in cui si è di cattivo umore. Si mosse e alla porta trovò i 6 ribaldi, cioè i 6 bravi, tutti armati, i quali, fatto ala, cioè facendolo passare, e inchinatolo, gli andarono dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, qui c'è la figura retorica del climax, della scala, no? Della gradazione ascendente, uscì e andò passeggiando verso Lecco. I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si ritiravano rasente al muro e di lì facevano scappellate e inchini profondi ai quali non rispondeva. Come inferiori lo inchinavano anche quelli che da questi erano detti signori, perché in quei contorni, cioè da quelle parti, non ce n'era uno che potesse a 1000 miglia competere con lui di nome, di ricchezze, di aderenze, cioè di parenti importanti, di amicizie, e della voglia di servirsi di tutto ciò per stare al di sopra degli altri. E a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa, con un'aria di pura sufficienza. Quel giorno non avvenne, ma quando avveniva che si incontrasse col signor castellano spagnolo, l'inchino allora era ugualmente profondo dalle due parti. La cosa era come tra due potentati, i quali non abbiano nulla da spartire tra loro, ma per convenienza fanno onore al grado l'uno dell'altro. Per passare un po' con la mattana, cioè per farsi passare un po' il nervoso che aveva addosso, e per contrapporre all'immagine del frate che gli assediava la fantasia immagini in tutto diverse, don Rodrigo entrò quel giorno in una casa dove andava per il solito molta gente e dove fu ricevuto con quella cordialità affaccendata e rispettosa che è riservata agli uomini che si fanno molto amare o molto temere, e a notte già fatta tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era anche lui tornato in quel momento e fu messa in tavola la cena, durante la quale don Rodrigo fu sempre sopra pensiero e parlò poco. Cugino, quando pagate questa scommessa? Disse con un fare di malizia e di scherno, con un tono da presa in giro, sarcastico, il conte Attilio appena sparecchiato e andati via i servitori. San Martino non è ancora passato. Tant'è che la paghiate subito, perché passeranno tutti i santi del lunario prima che... Questo è quello che si vedrà. Cugino, voi volete fare il politico, ma io ho capito tutto e sono tanto certo d'aver vinta la scommessa che sono pronto a farne un'altra. Sentiamo. Che il padre, che so io, quel frate, insomma, vi ha convertito. Eccolo un'altra delle vostre. Convertito, cugino, convertito, vi dico. Io per me ne godo. Sapete che sarà un bello spettacolo vedervi tutto compunto, con gli occhi bassi. E che gloria per quel padre. Come sarà tornato a casa gonfio e pettoruto.
Non sono pesci che si piglino tutti i giorni, né con tutte le reti. Siate certo che vi porterà per esempio. E quando andrà a fare qualche missione un po' lontano, parlerà dei fatti vostri. Mi par di sentirlo. E qui, parlando col naso e accompagnando le parole con gesti caricati, continuò in tono di predica. In una parte di questo mondo che per degni rispetti non nomino, viveva, uditori carissimi, e vive tuttavia, cioè tuttora, un cavaliere scapestrato, più amico delle femmine che degli uomini dabbene, il quale, avvezzo a far d'ogni erba un fascio, aveva messo gli occhi. Qui addirittura il conte Attilio fa la parodia, no? Fa proprio la parodia delle parole di Fra Cristoforo. Basta, basta, interruppe Don Rodrigo, mezzo sogghignando e mezzo annoiato. Se volete raddoppiare la scommessa, sono pronto anch'io. Diavolo, che aveste voi convertito il padre? Non mi parlate di colui, e in quanto alla scommessa, San Martino, cioè il giorno di San Martino, pochi giorni dopo, deciderà. La curiosità del conte era stuzzicata. Non gli risparmiò interrogazioni, cioè domande di chiarimento, ma Don Rodrigo le seppe eludere, cioè evitare tutte, rimettendosi sempre al giorno della decisione e non volendo comunicare alla parte avversa disegni che non erano né incamminati né assolutamente fissati. Qui addirittura Don Rodrigo si dimostra molto sicuro di sé, potremmo aggiungere troppo sicuro di sé, e per non fare brutta figura con il cugino Attilio, raddoppia addirittura la posta in palio della scommessa di stare con Lucia. Vediamo che cosa ha in mente, qual è il suo piano. La mattina seguente Don Rodrigo si destò Don Rodrigo, cioè col suo carattere migliore, quello dei giorni migliori, coraggioso, forte. L'apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messa in corpo era svanita del tutto coi sogni della notte. Egli rimaneva la rabbia sola, esacerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggera. Le immagini più recenti della passeggiata trionfale, degli inchini, delle accoglienze e il canzonare del cugino avevano contribuito non poco a rendergli l'animo antico, cioè a rimetterlo di buon umore. Appena alzato, fece chiamare il Griso. Qui vediamo un nuovo personaggio. Il Griso chi è? È il capo dei suoi bravi, è il direttore, potremmo dire così, dei suoi servitori. Cose grosse, disse tra sé il servitore a cui fu dato l'ordine. Perché l'uomo che aveva quel soprannome, cioè il Griso, il Grigio letteralmente, non era niente meno che il capo dei bravi, quello a cui si imponevano le imprese più rischiose e più inique, il fidatissimo del padrone, l'uomo tutto suo per gratitudine e per interesse. Qui attenzione bene ragazzi a questa piccola precisazione. Il Griso obbediva agli ordini del padrone di Don Rodrigo per gratitudine, si vede che lo aveva già aiutato in passato, e per interesse, non per vera amicizia. Dopo aver ammazzato uno di giorno in piazza, era andato a implorare la protezione di Don Rodrigo e questo, vestendolo della sua livrea, cioè della sua divisa, della divisa dei suoi servitori, l'aveva messo al coperto da ogni ricerca della giustizia. Così, impegnandosi a ogni delitto che gli venisse comandato, colui, il Griso, si era assicurata l'impunità del primo. Per Don Rodrigo l'acquisto non era stato di poca importanza, perché il Griso, oltre all'essere senza paragone il più valente della famiglia, era anche una prova di ciò che il suo padrone aveva potuto attentare felicemente contro le leggi, di modo che la sua potenza ne veniva ingrandita nel fatto e nell'opinione. Griso, disse Don Rodrigo,
In questa congiuntura, cioè in questa situazione, si vedrà quel che tu vali. Prima di domani, quella Lucia deve trovarsi in questo palazzo. E qui si fa sul serio. Comincia l'organizzazione del rapimento di Lucia. Non si dirà mai che il Griso si sia ritirato da un comando dell'illustrissimo signor padrone. Piglia quanti uomini ti possono bisognare. Ordina e disponi come ti pare meglio, purché la cosa riesca a buon fine, ma bada soprattutto che non le sia fatto male. Signore, un po' di spavento perché non la faccia troppo strepito, non si potrà far di meno. Spavento, capisco, beh, inevitabile, ma non le si torca un capello e soprattutto le si porti rispetto in ogni maniera. Ha inteso? Signore, non si può levare un fiore dalla pianta e portarlo alla Vossignoria senza toccarlo, ma non si fa che il puro necessario. Sotto la tua sicurtà. E come farai? Ci stavo pensando, signore. Siamo fortunati che la casa è in fondo al paese. Abbiamo bisogno di un luogo per andarci a postare, cioè ad appostare, diremmo noi oggi. E appunto c'è, poco distante di là, quel casolare disabitato e solo in mezzo ai campi, quella casa, Vossignoria non saprà niente di queste cose, una casa che bruciò pochi anni sono e non hanno avuto danari da riadattarle, hanno abbandonata e ora ci vanno le streghe. Ma non è sabato e me ne rido. Questi villani, che sono pieni di ubbi e no di paure, non ci bazzicherebbero in nessuna notte della settimana per tutto l'oro del mondo. Sicché possiamo andare a fermarci là con sicurezza che nessuno verrà a guastare i fatti nostri. Il Greso è molto sveglio, sa che non distante da casa di Lucia c'è una vecchia casetta abbandonata dove il popolo pensa, nella sua superstizione popolare, che ci siano le streghe. La si potrebbe utilizzare come base d'appoggio per il rapimento. Don Rodrigo risponde: va bene, e poi? Qui il Griso a proporre, Don Rodrigo a discutere, finché d'accordo ebbero concertata, cioè stabilita, la maniera di condurre a fine l'impresa senza che rimanesse traccia degli autori, la maniera anche di rivolgere con falsi indizi i sospetti altrove, di imporre silenzio alla povera Agnese, di incutere a Renzo tale spavento da fargli passare il dolore e il pensiero di ricorrere alla giustizia e anche la volontà di lagnarsi, cioè di lamentarsi. E tutte le altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. Noi, dice il narratore, dunque Manzoni, tralasciamo di riferire quei concerti, no, quegli accordi, perché, come il lettore vedrà, non sono necessari all'intelligenza, noi diremmo alla comprensione della storia. E siamo contenti anche noi di non doverlo trattenere più lungamente a sentir parlamentare, discutere, quei due fastidiosi ribaldi. Basta che, mentre il Griso se ne andava, per metter mano all'esecuzione, Don Rodrigo lo richiamò e gli disse: senti, se per caso quel tanghero temerario vi desse nell'unghie questa sera, non sarà male che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo sulle spalle, qualche buona legnata. Così l'ordine che gli verrà intimato domani di stare zitto farà più sicuramente l'effetto. Ma non l'andate a cercare per non guastare quello che più importa. Tu m'hai inteso. Come a dire, se c'è bisogno di utilizzare un po' di violenza, ad esempio contro Renzo, fate pure. Occhio però a non esagerare, ci siamo capiti. Lasci fare a me, rispose il Griso inchinandosi, con un atto d'ossequio e di millanteria. È una persona molto sicura di sé, si vanta tanto delle sue capacità. E se ne andò. La mattina fu spesa in giri per riconoscere il paese.
fanno un giro di perlustrazione per organizzare i dettagli. Quel falso pezzente che si era inoltrato a quel modo nella povera casetta, quella di Lucia, non era altro che il griso, il quale veniva per levarne a occhio la pianta, cioè per capire la forma dell'appartamento. I falsi viandanti erano suoi ribaldi, ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastava una cognizione, una conoscenza più superficiale del luogo. E, fatta la scoperta, non si erano più lasciati vedere per non dare troppo sospetto. Tornati che furono tutti al palazzotto, il Griso rese conto e fissò definitivamente il disegno dell'impresa. Assegnò le parti, diede istruzioni. Tutto ciò non si poté fare senza che quel vecchio servitore, ve lo ricordate, l'abbiamo trovato qualche pagina fa, il quale stava a occhi aperti e a orecchi tesi, s'accorgesse che qualche gran cosa si macchinava, cioè si stava organizzando. A forza di stare attento e di domandare, accattando, noi diremmo raccattando, una mezza notizia di qua, una mezza di là, commentando tra sé una parola oscura, interpretando un andare misterioso, tanto fece che venne in chiaro di ciò che si doveva eseguire quella notte. Ma quando ci fu riuscito, essa era già poco lontana e già una piccola avanguardia di bravi era andata a imboscarsi in quel casolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso gioco giocava, e avesse anche paura di portare il soccorso di Pisa, cioè un aiuto inutile, pure non volle mancare. Uscì con la scusa di prendere un po' d'aria, e si incamminò in fretta al convento per dare al padre Cristoforo l'avviso promesso. Quindi il vecchio servitore, anche se si rende conto che forse è un po' tardi, mantiene la promessa fatta il giorno prima a padre Cristoforo, gli va a riferire tutto ciò che ha sentito in casa. Poco dopo si mossero gli altri bravi e discesero spicciolati, cioè pochi per volta, per non sembrare una compagnia. Il Griso venne dopo e non rimase indietro che una bussola, la quale doveva essere portata al casolare a sera inoltrata. Una bussola è una piccola portantina dove ci stanno soltanto una persona o due. Come fu fatto? Radunati che furono in quel luogo, il Griso spedì tre di coloro all'osteria del paesetto. Uno che si mettesse sull'uscio a osservare ciò che accadesse nella strada e a vedere quando tutti gli abitanti fossero ritirati. Gli altri due che stessero dentro a giocare e a bere come dilettanti e attendessero intanto a spiare se qualche cosa da spiare ci fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell'agguato ad aspettare. Il povero vecchio trottava ancora. I tre esploratori arrivavano al loro posto. Il sole cadeva. Quando Renzo entrò dalle donne e disse: «Toni e Gervaso mi aspettano fuori. Vo' con loro all'osteria a mangiare un boccone. E quando suonerà l'Ave Maria, verremo a prendervi. Su, coraggio, Lucia, tutto dipende da un momento». Lucia sospirò e ripeté coraggio con una voce che smentiva la parola. Quando Renzo e i due compagni giunsero all'osteria, vi trovarono quel tale già piantato in sentinella, che ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiato con la schiena a uno stipite, con le braccia incrociate sul petto. E guardava e riguardava a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il nero di due occhi grifani. Un berretto piatto di velluto kermisi, messo storto, gli copriva la metà del ciuffo, che dividendosi su una fronte fosca, girava da una parte e dall'altra sotto gli orecchi e terminava in trecce, fermate con un pettine sulla nuca.
teneva sospeso in mano un grosso randello. Arme, propriamente, non ne portava in vista, ma solo a guardargli in viso anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto quante ce ne poteva stare. Quando Enzo, che era innanzi agli altri, fu lì per entrare, colui, senza scomodarsi, lo guardò fisso fisso. Ma il giovine, intento a schivare, cioè a evitare ogni questione, come suole ognuno che abbia un'impresa scabrosa, che significa delicata, alle mani, non fece vista ad accorgersene, non disse neppure fatevi in là, e rasentando l'altro stipite, passò per sbieco, col fianco innanzi, per l'apertura lasciata da quella cariatide. Qui il bravo viene quasi paragonato a una statua, a tal punto è immobile a fare la guardia davanti alla porta. I due compagni dovettero fare la stessa evoluzione, la stessa mossa, se vollero entrare. Entrati, videro gli altri, dei quali avevano già sentita la voce, cioè quei due bravacci che, seduti a un canto della tavola, giocavano alla mora, gridando tutti e due insieme, lì è il gioco che lo richiede, e mescendosi or l'uno or l'altro da bere con un gran fiasco che era tra loro. Questi pure guardarono fisso la nuova compagnia, e un dei due specialmente, tenendo una mano in aria, con tre ditacci tesi e allargati, e avendo la bocca ancora aperta per un gran sei, che ne era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Enzo da capo a piedi. Poi diede d'occhio al compagno, poi a quello dell'uscio, che rispose con un cenno del capo. Renzo, insospettito e incerto, guardava i suoi due convitati come se volesse cercare nei loro aspetti un'interpretazione di tutti quei segni. Ma i loro aspetti, cioè quelli di Tonio e di Gervaso, non indicavano altro che un buon appetito. L'oste guardava in viso a lui come per aspettare gli ordini. Egli lo fece venire con sé in una stanza vicina e ordinò la cena. «Chi sono quei forestieri?» gli domandò poi a voce bassa, quando quello tornò con una tovaglia grossolana sotto il braccio e un fiasco in mano. «Non li conosco», rispose l'oste, spiegando la tovaglia, cioè aprendo la tovaglia. «Come? Neanche uno?» «Sapete bene», rispose ancora colui, stirando, con tutte e due le mani la tovaglia sulla tavola, che la prima regola del nostro mestiere è di non domandare i fatti degli altri, tanto che fin le nostre donne non sono curiose. Si starebbe freschi con tanta gente che va e viene, è sempre un porto di mare, quando le annate sono ragionevoli, voglio dire, ma stiamo allegri che tornerà il buon tempo», ennesima allusione al fatto che c'è una carestia in corso, eh? A noi basta che gli avventori, cioè i clienti dell'osteria, siano galantuomini, cioè si comportino bene. Chi siano poi o chi non siano, non fa niente. E ora vi porterò un piatto di polpette che le simili non le avete mai mangiate. Come potete sapere, ripigliava Renzo, ma l'oste, già avviato alla cucina, seguitò la sua strada. E lì, mentre prendeva il tegame delle polpette summentovate, cioè citate poche righe fa, gli si accostò pian piano quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovine e gli disse sottovoce: «Chi sono quei galantuomini?» «Buona gente qui del paese», rispose l'oste, scodellando le polpette nel piatto. «E va bene, ma come si chiamano? Chi sono?» insistette colui con voce alquanto sgarbata. «Uno si chiama Renzo», rispose l'oste pur sottovoce. «Un buon giovine, assestato, filatore di seta che sa bene il suo mestiere. L'altro è un contadino che ha nome Tonio, buon camerata, allegro, peccato che ne abbia pochi, che li spenderebbe tutti qui. L'altro è un sempliciotto che mangia però volentieri quando gliene danno, con permesso».
Meno male che l'oste doveva farsi sempre i fatti suoi. A Renzo non dice assolutamente nulla. A questi altri ospiti, con i visi un po' più cattivi, spiffera subito tutto. E con uno sgambetto uscì tra il fornello e l'interrogante e andò a portare il piatto a chi si doveva. Come potete sapere, riattaccò Renzo quando lo vide ricomparire, che siano galantuomini se non li conoscete? Le azioni, caro mio, l'uomo si conosce alle azioni. Quelli che bevono il vino senza criticarlo, che pagano il conto senza tirare, che non mettono su lite con gli altri avventori e se hanno una coltellata da consegnare a uno, lo vanno ad aspettare fuori, lontano dall'osteria, tanto che il povero oste non ne vada di mezzo, quelli sono i galantuomini. Però, se si può conoscere la gente bene, come ci conosciamo tra noi quattro, è meglio. E che diavolo vi viene voglia di sapere tante cose quando siete sposo, cioè quando state per sposarvi, e dovete avere tutt'altro in testa, e con davanti quelle polpette che farebbero resuscitare un morto? Così dicendo, se ne tornò in cucina. Come vedete, la morale dell'oste è estremamente egoistica e ipocrita. L'essenziale è che i clienti si comportino bene nei minuti in cui stanno nel mio negozio. Mangino, bevano in allegria, paghino il conto e se devono litigare con qualcuno che lo facciano fuori dalla mia attività, non dentro, di più non mi interessa. Il nostro autore, dice il narratore, osservando al diverso modo che teneva costui, cioè l'oste, il padrone dell'osteria, nel soddisfare alle domande, dice che era un uomo così fatto, che in tutti i suoi discorsi faceva professione di essere molto amico dei galantuomini in generale, ma in atto pratico usava molto maggiore compiacenza con quelli che avessero reputazione o sembianza di birboni. Che carattere singolare, eh? Qui il commento è proprio esplicito da parte del narratore, come dire, è proprio un ipocrita. La cena non fu molto allegra. I due convitati, cioè Tonio e Gervaso, avrebbero voluto godersela con tutto loro comodo, ma l'invitante, cioè Renzo, preoccupato di ciò che il lettore sa e infastidito e anche un po' inquieto del contegno strano di quegli sconosciuti, non vedeva l'ora di andarsene. Si parlava sottovoce per causa loro ed erano parole tronche e svogliate. Che bella cosa, scappò fuori di punto in bianco Gervaso, che Renzo voglia prendere moglie e che abbia bisogno. Renzo gli fece un viso brusco. Vuoi star zitto, bestia? Gli disse Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conversazione fu sempre più fredda fino alla fine. Renzo, stando indietro nel mangiare come nel bere, attese a mescere ai due testimoni con discrezione, cioè versa ai suoi due amici il vino, ma poco, in maniera da dare loro un po' di brio, ma senza farli uscire di cervello. Non vuole che si ubriachino, hanno un compito delicato da svolgere dopo, non devono ubriacarsi per nessun motivo al mondo. Sparecchiato, pagato il conto da colui che aveva fatto meno guasto, cioè che aveva mangiato meno, evidentemente Renzo non è che abbia tutto questo appetito, dovettero tutti e tre passare nuovamente davanti a quelle facce, le quali tutte si voltarono a Renzo come quando era entrato. Questo, fatti che ebbe pochi passi fuori dell'osteria, si voltò indietro e vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina lo seguitavano. Si fermò allora coi suoi compagni come se dicesse: «Vediamo cosa vogliono da me costoro». Ma i due, quando si accorsero di essere osservati, si fermarono anch'essi, si parlarono sottovoce e tornarono indietro. Se Renzo fosse stato tanto vicino da sentire le loro parole, gli sarebbero parse molto strane. Sarebbe però un bell'onore, senza contar la mancia, diceva uno dei malandrini, se tornando al palazzo potessimo raccontare d'avergli spianate le costole in fretta,
E così da noi, senza che il signor Griso fosse qui a regolare. E guastare il negozio principale, rispondeva l'altro. Ecco, si è avvisto, ci ha notato, di qualche cosa. Si ferma a guardarci. E se fosse più tardi? Torniamo indietro per non dare sospetto. Vedi che viene gente da tutte le parti. Lasciamoli andare tutti a pollaio, cioè lasciamo passare un po' di tempo, che tutti vadano a dormire, poi faremo le nostre cose. C'era infatti quel brulichio, quel ronzio, che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo, cioè cede spazio, alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzi più grandini, ai quali facevano dire le devozioni, cioè le preghiere della sera. Venivano gli uomini con le vanghe e con le zappe sulle spalle. Alla presi degli usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene. Si sentiva nella strada barattare, cioè scambiare i saluti, e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata. E, più delle parole, si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il fine del giorno. Quando Renzo vide che i due indiscreti si erano ritirati, continuò la sua strada nelle tenebre crescenti, dando sottovoce ora un ricordo, ora un altro, ora all'uno, ora all'altro fratello, cioè a Tonia Gervaso, ricorda loro tutti i dettagli del piano. Arrivarono alla casetta di Lucia, che era già notte. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questo lungo capitolo, e ormai i due piani paralleli, i due progetti paralleli, sono entrambi di fatto pronti. Da una parte c'è tutto il necessario per il matrimonio a sorpresa, testimoni compresi. Dall'altra parte sembra tutto pronto per rapire Lucia. Il problema è che le due cose avverranno nella stessa notte, contemporaneamente, nelle stesse identiche ore. Vediamo come si conclude brevemente il capitolo. Tra il primo pensiero di un'impresa terribile e l'esecuzione di essa, ha detto un barbaro che non era privo di ingegno, si tratta di Shakespeare, il grande poeta, l'intervallo è un sogno, pieno di fantasmi e di paure. Lucia era da molte ore nelle angosce di un tale sogno e Agnese, Agnese medesima, l'autrice del consiglio, stava sovrappensiero e trovava a stento parole per rincuorare la figlia. Ma al momento di destarsi, al momento cioè di dare principio all'opera, l'animo si trova tutto trasformato. Cioè, un conto è avere un piano in mente, un conto è metterlo concretamente in pratica. Al terrore e al coraggio che li contrastavano succede un altro terrore e un altro coraggio. L'impresa s'affaccia alla mente come una nuova apparizione. Ciò che prima spaventava di più sembra talvolta divenuto agevole tutto a un tratto. Talvolta comparisce, cioè compare, sembra grande, l'ostacolo a cui si era appena badato. L'immaginazione dà indietro, sgomentata. Le membra pare che ricusino, cioè rifiutino di obbedire. E il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza. Al picchiere sommesso di Renzo, Lucia fu assalita da tanto terrore che risolvette, cioè decise, in quel momento di soffrire ogni cosa, di star sempre divisa da lui, piuttosto che di eseguire quella risoluzione, cioè di mettere in pratica quel piano. Ma quando si fu fatto vedere ed ebbe detto: "Son qui, andiamo", quando tutti si mostrarono pronti ad avviarsi senza esitazione, come a cosa stabilita, irrevocabile, Lucia non ebbe tempo né forza di fare difficoltà e, come strascinata, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo e si mosse con la brigata avventuriera.
Quindi dalle parole si passa ai fatti, comincia il matrimonio sorpresa. Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, uscirono dalla casetta e presero la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata di attraversarlo, che s'andava diritto alla casa di Don Abbondio, ma scelsero quella per non essere visti. Per viottole, tra gli orti e i campi, arrivarono vicino a quella casa e lì si divisero. I due promessi rimasero nascosti dietro l'angolo di essa, Agnese con loro, ma un po' più innanzi, per accorrere in tempo a fermare Perpetua e a impadronirsene. Tonio, con lo scempiato di Gervaso, che non sapeva far nulla da sé, e senza il quale non si poteva far nulla, s'affacciarono bravamente, notate l'avverbio, come dei bravi, con un certo coraggio, alla porta e picchiarono. «Chi è a quest'ora?» gridò una voce dalla finestra che s'aprì in quel momento. Era la voce di Perpetua. «Ammalati non ce n'è che io sappia, è forse accaduta qualche disgrazia?» «Sono io», rispose Tonio, «con mio fratello, che abbiamo bisogno di parlare al signor curato». «E ora la cristiani questa», disse bruscamente Perpetua, «che discrezione, tornate domani». «Sentite, tornerò o non tornerò? Ho riscosso non so che danari e venivo a saldare quel debituccio che sapete. Aveva qui 25 belle berlinghe nuove. Ma se non si può pazienza, questi so come spenderli e tornerò quando ne avrò messi insieme degli altri. Aspettate, aspettate, vo' e torno, ma perché venire a quest'ora? E li ho ricevuti anch'io poco fa e ho pensato, come vi dico, che se li tengo a dormire con me, non so di che parere sarò domattina. Però se l'ora non vi piace, non so che dire. Per me son qui. E se non mi volete, me ne vo'. No, aspettate un momento, torno con la risposta. Così dicendo, richiuse la finestra. A questo punto Agnese si staccò dai promessi e detto sottovoce a Lucia: coraggio, è un momento, e come farsi cavare un dente, si riunì ai due fratelli davanti all'uscio e si mise a ciarlare con Tonio, in maniera che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso e che Tonio l'avesse trattenuto un momento. Così si conclude il capitolo settimo dei Promessi Sposi. Come vediamo, la messa in pratica del piano del matrimonio a sorpresa è appena iniziata. E nel capitolo 8 ne vedremo delle belle, perché contemporaneamente si metterà in movimento anche l'esecuzione dell'altro progetto, quello del rapimento di Lucia. Quale dei due progetti arriverà a conclusione? Entrambi? Uno solo? Lo scopriremo leggendo assieme fra qualche giorno l'ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci alla prossima lettura.